Il mese di agosto è un mese di ferie e di vacanza, ma non per i cantieri della città, in particolare per i cantieri delle scuole della città. Infatti in questi giorni, durante il periodo di chiusura dell'attività didattica, tante ditte hanno preso possesso dei cantieri delle scuole della nostra città, appunto. Qua siamo in Via Fermi, dove è un'importante opera di ristrutturazione straordinaria, quindi più di 500.000 euro di lavori che interesseranno l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza della scuola e della palestra. Sono lavori che si concentreranno da qui fino ai primi mesi del 2023, cercando di creare il meno disagio possibile durante il periodo dell'attività didattica, e che appunto andranno a rendere questa scuola ancora più sicura, più efficiente, più funzionale, più luminosa. Il cantiere di Via Fermi, partito pochi giorni fa, proseguirà fino alla fine dell'anno e sarà coordinato con la possibilità per i ragazzi e le ragazze di frequentare le lezioni, la scuola, con un regolare proseguo delle attività didattiche. Questo è un fiore all'occhiello dell'amministrazione, che è sempre molto vicina sia ai dirigenti e ai docenti per coordinarsi al meglio sui lavori pubblici, ma anche un fiore all'occhiello in quelle che sono le attenzioni verso le scuole e i luoghi sicuri per i nostri ragazzi. È un intervento questo molto importante, non l'unico, perché durante quest'estate stiamo concludendo un altro cantiere importante nel polo d'infanzia di Viarecchi. Altre scuole stanno per partire con lavori molto importanti, penso alla Manzoni, penso al trasferimento della Dante Alighieri, che si sta completando nel nuovo polo di Pesaro Studi, dove verrà realizzata una nuova scuola. Insomma, tanti interventi sulle scuole, e su questo l'amministrazione continuerà a puntare anche nei prossimi anni.